eccomi qua. Allora, dov'è la prossima zona? Non sottovalutare le sue capacità. Non ho mai visto una tale predisposizione alla magia e di studenti ne ho. Lo so, sono bravo, lo so. È una gioia avere studenti così. Talvolta, eccoti qui. Ciao. Ho ricevuto il suo gufo. Ho potuto parlare con Lodgok, il goblin di cui avevo accennato. Cosa hai appreso? Un tempo lui e Ranrok erano molto uniti, però poi hanno litigato. Secondo me il goblin che abbiamo aiutato muore. Sì. Sì, credo che sia affidabile. Credo, ma non ne sono sicuro. E Sirona Ryan si fida di lui. Molto bene. Partendo da questo presupposto, ci aiuterà ad arrivare a Ranrok? Ho recuperato un elmo rubato e lui spera di restituirlo a Ranrok per riconquistare la sua fiducia. Ne hai fatte di cose. Auguriamoci che i tuoi sforzi ci portino a comprendere i piani di Ranrok. E chi lo sa? Lodgok ha detto che Ranrok sta cercando qualcosa, ma non sa di che si tratta. Qualcosa che non aveva la prima volta. Ci darà delle risposte. Ranrok sta cercando qualcosa? È come temevo, allora. Ho sentito un insolito fermento quando sono andato al ritratto nel mio castello. Goblin e maghi, suppongo. Sì, purtroppo. Il castello di Rookwood? La mia vecchia dimora, sì. E in quel castello troverai anche la tua prossima prova. D'accordo. Mi dispiace doverle dire che Victor Rookwood, che immagino sia un suo discendente, è un mago oscuro in combutta con Ranrok. Già. Il mio discendente? Un mago oscuro? Temo non ci sia tempo. È per quello che all'inizio non mi fidavo Nonostante di lei, però ho capito che... Devi recarti al castello di Rookwood senza indugio. Lì non troverai solo la prossima prova, ma anche una fonte di potere che sarebbe devastante nelle mani sbagliate. Ok. Vorrei tanto avessimo più tempo. Tuttavia ho fiducia in te. Trova il mio ritratto presente laggiù, il prima possibile. D'accordo, signore. Vado subito. Buona fortuna. Ti ringrazio. Non c'è tempo da perdere. Ci vediamo al castello di Rookwood. Al castello di Rookwood. Piripiripi. Quindi la prossima missione si chiama La prova di Charles Rookwood. Esplora il castello di Charles, che si trova qua in fondo. Perfetto. Che delizia. Neanche posso apparire che subito. Nemici? Descendo. Incendio. Ecco fatto. Problema risolto. Anche se qui ci sono accampati dei goblin. Arresto momenti. Fermo lì tu. E tu? Confermo. Dipingo. Preso. Andato. Incendio. Preso. È bellissimo come Glacius e Incendio si combinino in maniera perfetta. Vedo già un teschio sulla mappa, io direi. Facciamo i furbi. Perché tanto possiamo. Mettiamoci in un punto in cui posso prendere qualcuno al volo e farlo cadere di sotto. Ciao. Ah, che bello. Eccolo lì, guardalo lì. Che è successo? Dio mio. Ok, mettiamoci qua allora. Ciao. Che bella caduta che si è fatto questo. Addio al goblin che cade di sotto. Quanto è soddisfacente farli cadere, ti giuro. E ora cade di sotto. Ciao. Madonna mia, quanto è bello farli. Madonna mia. Nemico famigelato distrutto con un colpo solo. Ma l'obiettivo della missione è più in giù ora che ci faccio caso. Dovevo probabilmente prima andare a parlare col professore. Dicevo, tra l'altro, se non ricordo male, io qui ci sono già stato, ma era inaccessibile perché c'era la porta sbarrata. Vabbè, almeno abbiamo ucciso un nemico noto. Ehi, qui! Salve, prof. Ho già liberato il castello, non si preoccupi. Ma che succede qui? Il professor Rookwood aveva ragione. Il posto è pieno di uomini di Victor Rookwood e di seguaci. Già fatto, non c'è problema. Lavorano insieme, questo è chiaro. E fin là. Ma non è un'alleanza pacifica. Si era capito. Converrai che dobbiamo trovare un modo per entrare che non sia l'ingresso principale. Andiamo. Ma perché no? Allora, l'ingresso secondario, già so qual è. Il punto è che tanto nemici gheneminga. Oh. Non puoi fermare la rivolta di Ranrok. Ne sei sicuro? Ti ucciderò per confringo.
Ok, ed è andato. Ah no, è ancora vivo. Difendo. Confringo. È esploso. Leviosa. Ah, qua su. Ecco qua. Non è stato difficile. Solleviamo la scatola. Eccoci nel castello. Fai silenzio, è pieno di nemici. Potrei scavare se tu riuscissi semplicemente a portarmi il bersaglio. Non avremmo bisogno del bersaglio se tu non avessi spedito un drago a recuperare un contenitore che ho rintracciato con mesi di favori al ministero. Ah beh. Gli hai permesso tu di partire. Non ho avuto molta scelta quando ho saputo che sarebbe stato fuori dalla mia portata in quella maledetta scuola. Non hai acquisito abbastanza potere? Ti ho perfino permesso di scavare sotto casa mia. Permesso? Se sei qui è solo perché discendi da un custode e a un certo punto potresti inavvertitamente diventare utile. Ah beh. Avevamo un accordo. Condividerò con te il potere che ho scoperto se individuerai i depositi di magia ancora da trovare. Quindi, se non vuoi un'altra dimostrazione del mio potere, quel potere che un giorno speri di possedere, portami il bersaglio. Ma io voglio sapere che tipo di potere è, perché secondo me è una versione malvagia della magia antica, punto. E lui vuole acquisire la magia antica per potenziare questa Sapevamo contromagia. Già che ti stavano cercando, ma ora sappiamo anche che cercano depositi di magia. Esatto. E che Ranrock sa dei custodi. Sì, ho sentito. Il professor Rookwood ha detto che avresti capito di più dopo aver completato la prossima prova. Entriamo nel castello. Direi che è una scelta. Ho intravisto per sbaglio un teschio. Vabbè. Vuoi lasciarmi detto qualcosa per la tua mammina? Sì, che adesso ti crucio male. Ti tolgo anche la bacchetta, già che ci siamo. Vedi di non rendermi tutto. Confringo. Tra l'altro è di Defingo. Un bel livello, bello alto il nostro amico, eh. Hai fatto. Confringo. Ecco qua. Vuoi che dico qualcosa a mamma che sei morto? Cos'altro gli vuoi dire? Oh, no, fermo. No, 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 becca questo. No, cavolo. Levioso, expelliamo. Ok, becca di questo. Tu muori. Madonna, mi ha volato via letteralmente. Protego. Aspetta. Quanto amo questa combinazione. Ma scusami. Ecco qua. Che poi, se ci fate caso, quando usiamo Glacius e qualsiasi altro attacco, poi Madonna mia, il nemico esplode letteralmente. Esplode in milioni di pezzi. E ok, ora invece la porta è aperta. Direi di usare la pozione. E non vedo forzieri, peccato. Ok, stavamo per morire qua sotto. Almeno è una scorciatoia. Ma guarda. A parte che tu eri già qua sotto. Ok. Revelio. Ce n'è qualcun altro? Confringo. Ecco Quei fatto. I simboli sul muro vorranno dire qualcosa? Sì, che dovevo toccarli. Sì, ho già visto simboli come questi. Devo trovarli tutti e poi colpirli in rapida successione. Il problema è che se tu toccavi questa porta già l'avevamo toccati. Ecco fatto. Prossima prova ti attende. Ma a sto giro ci portiamo il prof? Tracce di goblin sono un passo avanti a noi. Vediamo dove ci portano.
Non lo so, ma vedo roba rossa fumante là in fondo io. Beh, che i goblin abbiano scavato, questo vuol dire che sapevano dove e cosa cercare a questo giro. Non c'è più molto dubbio. Tra l'altro questa scena mi ricorda l'inizio di Kingdom of Amalur. Ma questo è un treno? Cioè, o meglio, è un'escavatrice. Ma cacchio l'hanno... Deve vabbè. Essere questo il deposito di magia, fonte del potere di Ranrok. Sì, stavo per dire. Se ne hanno preso il contenuto, perché sono ancora... Perché ne cercano un altro. Ranrok ha detto che ce n'è dell'altro. Esatto. E se ha ragione, potrebbe anche essere qui. Potremmo crociarlo. Dobbiamo trovarla prima di loro. Dov'è quel ritratto? Un secondo. Stavo per dire, come hanno fatto a portarlo qui? Magia ristringente, messo dentro un qualche sacco e poi portata qui. Ma a parte un po' la grafica che, vabbè, non posso interagirci, peccato. Vabbè, andiamo a cercare il ritratto del prof, se non l'hanno rotto. Cos'è questo? Soldi. È quello? Sì, eccolo qua. E comunque, oh, avevo udito dei rumori e speravo proprio foste voi. Eh sì, siamo noi. Depredato tutto quello che volevano, ma comunque questo studio l'hanno lasciato pulito. Re, professor Rookwood, i goblin e i maghi oscuri che hanno occupato il suo castello stanno cercando dei depositi di magia e hanno aperto una specie di contenitore. No, la situazione è peggiore di quanto immaginassi. Purtroppo sì. Se, come hai detto a Percival, hai davvero visto un goblin brandire una potente magia, allora deve avere in qualche modo imparato a... Non può essere. Ad utilizzarla. Un'altra cosa. Sanno che era un custode. Ranrok ha usato proprio questo termine. Non ha senso. Come? Ma ne parleremo più tardi. In questo momento devi completare la prova successiva. Esatto. Sapere perché lo sappiano. Prima merito di saperne di più. Signore, ritengo di aver dimostrato il mio valore. Alla luce di ciò che è accaduto, forse sarebbe il caso che ora mi dicesse tutto. Il potere che ti trovi a brandire deve prima essere compreso. A questo provvederanno le prove. D'accordo. Il potere senza conoscenza è assai pericoloso. E questo è vero. Nelle mani sbagliate, dobbiamo battere in astuzia Ranrok e il mio sgradevole omonimo. Va bene, professore. Mi dica dove devo andare. Ti rivelerò il cammino. Ora il professor Fig deve lasciarti. Nel cammino. Prof? Dov'è? Ah, eccolo qua. No, eccolo qui. Guardi la magia antica, prof. E ora se ne vada. Verrei con te. Attenderò il tuo arrivo. Bravo, bravo. Ci penso io ora. La seconda prova. Dunque, supera la prova di Charles Rookwood. Ste zone qua comunque sono sempre esteticamente bellissime. Ok, questo è stato un po' cattivo. Abbiamo rotto un oggetto probabilmente antico, magico, supremo. Così, per sfregio. Il controller vibra, il che vuol dire che c'è qualcosa da queste parti. Sto pavimento è stupendo. So che io mi sorprendo per stronzate, però davvero. Sono quelle stronzate che ti fanno dire wow. Oh. Ah, ecco qua, infatti. Dicevo, sta tremando sempre di più. E quindi lì si è aperto un passaggio. Che come ovvio pensare non possiamo usare la scopa per passare dall'altra parte. Sai che novità. Ah, si è aperto anche il passaggio di sotto. Perfetto. Allora, vieni con me. E questo lo appoggiamo qui. Lo facciamo levitare. No, credo di... Ok, no, posso arrivarci. Dicevo, non pensavo di non arrivarci. Ecco fatto. E andiamo avanti. Ci sarà una boss fight anche in questa zona? Non lo so, ma mi sento di aver sprecato la Felix, purtroppo. E tra l'altro dovrei... Ah no, guardalo lì uno. L'ho visto, un forziere. Dovrei mettermi a farne fare altre, già che ci siamo. Allora. Ok, perfetto. Tutti gli oggetti, vabbè che magari non ci trovo niente di importante, però... Oh, wow. Meglio non lasciare niente al caso, giusto? Non vedo nient'altro. Che tra l'altro, tra i tratti, come potenziamento, c'era pure il potenziamento di Revelio. Ma oggettivamente, quando ti servirà avere un Revelio potenziato in questo gioco? Senza cattiveria. Però... Lì c'è un altro forziere. Come ci arriviamo?
Quella colonna ostruisce il passaggio. Quale colonna? Devo spostarla. Quale colonna? Ah, questa colonna. Faccio. Ah, è certo. C'è qualche cambiamento, sì. Ok, da questa parte del muro ci sono un po' di cose diverse. Ah. Ok. Faccio. Gatti leviosa. Iniziamo a spostare questo per ora. Ecco, qui invece no, è un forziere. Ah, certo, è un cubo allora. Ah, oltre questa parte dello specchio vedi cose diverse. E scusami, io qua vedo una colonna, ma la colonna non... Per il momento... Stavo dicendo, la ritengo l'opzione giusta. Che poi tutta questa situazione si risolverebbe volando su una scopa, lo sai, vero? No, scusami, ti giuro che non sto capendo. Perché adesso la colonna non c'è più? Ok, ora c'è, perfetto. Sta diventando più... stupidamente difficile del dovuto. Ok, tu resta qua. Ecco, fatto, finalmente. Non mi aspetto niente di che, Però, wow, 50 monete, che bello. Ora, tornando dall'altra parte, in teoria, quello è un forziere, perfetto, con molta difficoltà. Ma ce l'abbiamo fatta. E ora possiamo andare da questa parte, a combattere contro la statua. Chissà se le statue subiscono crucio. Una parte di me pensa di no. Per ovvie ragioni. Combattimento? Di già? Vabbè. Ok. Merda. Non era così che doveva finire. Riprepariamoci. No, a quanto pare... se ne fregano altamente le balle. Di crucio. Non so se sono stato io o se era più debole lui. Però forse non era neanche... non era neanche la boss fight di questa zona. Levio. Incendio. Addio. Sì, sì, era sicuramente un una mid boss fight questa. C'è ancora dell'energia che probabilmente arriva da qua al centro. Punto. Ok. Quindi da questa parte credo di dover procedere verso sinistra. Ok. Ma come? Come? Così. Di nuovo magia antica. Revelio. E non c'è nulla da prendere qui. Che poi alla fine sono solo prove di logica queste. Cioè, alla fine non è che stai risolvendo, salvando, facendo. Stai solo usando il cervello, che per carità è comunque un'ottima cosa, eh. Oh, nemici? Dove? Qui c'è una colonna, ma nessuna sporgenza vicina a cui aggrapparmi. Però nemici che si muovono invisibili. Ok, ah, ok, aspetta. Glacis, descendo. Incendio. Boia. Dobbiamo farci attenzione qua, eh. Confermo. Credo che quello invisibile chiaramente ce ne freghi relativamente poco. Ecco qua, calmi tutti. Com'è morto? Com'è morto l'altro, scusami? Eccoti qua. Ecco fatto. Dov'è expelliarlo? Beccati questo. Ma no, era... Forse c'è un modo per passare dall'altra parte di questo. Zitto che sto combattendo. Stavo dicendo, non sono riuscito a fare l'animazione perché era... stava facendo l'animazione lui. Allora, qui c'è una pedana. E ok. Perfetto. Problema risolto.
Wow, c'era bisogno. Ma poi, scusami, ste posti dimenticati dal signore, perché 40 monete? Io capisco che non me ne metti 10.000, per carità. Però che cacchio. Almeno ste zone, sai. Che è successo? Ecco fatto. Dov'è l'altra? Eccola qui. Faccio! Descendo! Lato! Incendio! Distrutte! Qualcun altro? Ok, credo che siamo vicini alla meta finalmente. Apriti porta. Ovviamente troveremo gli oggetti curativi. Quanto ci fai? Vabbè, è cambiato anche il colore dello sfondo. Ovvio. Ok, c'è di nuovo l'arco e... immagino che prima di attraversarlo o dopo che l'attraverseremo... apparirà qualcuno. Accio! Glacio! Incendio! Ok, belli. Vieni qua. Incendio! Kaboom! Protetto! Cacchio, ho sbagliato. Difido! E addio alla statua grossa. Kaboom. E addio. Confringo. Alla seconda statua grossa. Confringo. Ecco fatto. Rabbioso. Descendo. Confringo. Dov'è? Expelliarmus. Ecco fatto. Ce n'è ancora uno. Ti giuro che faccio una fatica a capire quale lato dello specchio dobbiamo attraversare ogni volta. Ah, beh. Expelliarmus. Ci ha pensato lui a sto giro. Grazie. Tu sei il gran campione. Expelliarmus. Becca di questo. Confringo! Difendo! Incendio! Ok, dai che ci siamo! Lapido! Incendio! Confringo! Difendo! Vai, fai l'attaccone! Perfetto. Madonna mia, se ti sfonda adesso. Incendio. Difendo. Confringo. Allora, calmi. Dammi un secondo. Mettiamo crucio. Cosa? Come mi ha colpito che ero rotolata? Allora, è passato un po' dalla volta scorsa che abbiamo combattuto contro di lui. Stupidissimo. Quindi non mi ricordo totalmente lo scontro. Ok, non mi ricordavo della palla. Proteggo, stupefatto. Confringo. Però aspetta, forse. Flipetto. Stupefatto. Vabbè, facciamo così e risolviamola. Poi. Ho fatto un errore di calcolo. Non dovevo fare. Proviamo una cosa.
Expelliamo. Volevo provare a expelliarlo per togliergli quella palla. Stupidito. Vabbè, funziona anche così, voglio dire. Dai. Protetto. Stupidito. Confringo. Difendo. Stupidito. Non vedo perché lamentarsi se il piano funziona. Incendio. Stupidito. Oh, no, fermo. Confringo. Protetto. Stupidito. Difendo. Ecco fatto. Stupidito. Confringo. Dai. Stupidito. Difendo. Bel combattimento. Questa volta ammetto di non averlo compreso fino alla fine. Però abbiamo vinto, quindi perché lamentarsi? Che sollievo. Lo so, Fra. Ammetto che la sfera che usava era palese che dovesse servire a qualcosa, ma non ho capito a che cosa. Forse dovevo, usare Wingardium Leviosa. Ah, guarda, c'è lui questa volta. Vabbè, non gli assomiglia proprio, però capiamoci. Andiamo avanti. Forziere. Prima che avanziamo senza prenderlo. Wow, che bello. Vediamo i ricordi di Charles Rookwood. Dunque, che bella che è la nostra bacchetta, mamma mia. Io sono sono davvero felice di tutto ciò che c'è uscito. Non vedo l'ora di sapere tutto sui viaggi. Bacchetta, classe, classe casata, volevo dire. Entrate. Ma Isidora e questa avanti, sembrano uguali. Accomodatevi. Quella era una giratempo, per caso? Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che... Ci siamo. Voglio mostrarti qualcosa. Papà, sono i miei colleghi di Hogwarts. E il padre è ancora ovviamente padre preso male. Parla dalla morte di mio fratello. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Che carino la sua bacchetta. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Credo che la signora abbia una giratempo al collo. Isidora. Il dolore è sparito. Ma che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Sì, ma non solo quello, a quanto sembra. Di questa magia non sappiamo nulla, Isidora. Si vede no, solo ciò che è chiuso nel vaso. E non sappiamo ancora che potere possa detenere. Ma le tracce di quella magia sono diverse da quelle che ho già visto. Grazie. È la magia oscura dei goblin. È nera e rossa, certo. Il potere che hanno trovato è il potere del dolore. Sta diventando interessante tutto questo, eh. È effettivamente, come dicevo, è magia antica, è una magia cattiva, perché non è magia oscura, e ovviamente il fatto che Ranrock possa utilizzarla vuol dire che anche lui la vede. Non è detto che anche gli altri goblin la vedano, però la utilizzano. Utilizzano gli stand oscuri, voglio dire. Sei tornato. Esatto, e capo. Un sol pezzo. Lo so, son bravo. Che piacere rivederti. È stato più facile della volta scorsa. Il professor Rookwood mi ha raccontato quello che è successo al castello di Rookwood. Potevi dire solo al castello. Alla luce . Delle tragiche circostanze in cui ci troviamo, è una fortuna per noi avere una persona così capace ad aiutarci in questa faccenda. Tutto grazie, a posto, professore. Fra.
Seguirò il suo consiglio e terrò al sicuro questo secondo manufatto. Bene. Sei pronto a proseguire? Hai voglia. Comunque, questo lo voglio sapere. Cos'era quel filamento luminoso che Isidora ha estratto dal torace del padre? Era... dolore. E fin là l'avevo capito. Sarà tutto più chiaro man mano che completerai le prove, non preoccuparti. Speravo che ci dicesse qualcosa l'altro in realtà. Sono pronto ad affrontare qualsiasi cosa. In tal caso, passiamo alle presentazioni. Un altro prof? Permettimi di presentarti un ex preside di Hogwarts. Neve Fitzgerald. Ok. Però non riesco... Piacere no, non è una giratempo. Devo dire che non mi ha sorpreso più di tanto sapere che uno studente aveva completato diverse prove. Lo so. Da sempre ritengo gli studenti di Hogwarts in grado di fare qualsiasi cosa. Anche Salazar lo pensava. Sono felice di fare la sua conoscenza. Sono sicura che riuscirai a completare perfettamente anche la mia. Certo. Prima però devo... come dire... preparare la sede della tua prossima prova. Ovvio. Ci fidiamo del suo giudizio, professoressa Fitzgerald. Lei sa meglio di chiunque altro come gestire l'inconveniente di... beh... di? Voglio saperlo. Un preside vanaglorioso ed esasperante? In effetti sì. Verifico subito che sia tutto in ordine. D'accordo, capo. Vabbè. Certamente. La professoressa Fitzgerald ha bisogno di tempo per sgomberare la strada. Tu continua a esercitarti con la magia. Se nel frattempo scopri altro sulle attività di Ranrock e di Victor Rookwood... E sicuramente succederà. Sapere. Molto bene, professore. Lo so, devo continuare a esercitarmi con la magia. E anche con gli studi. Impari in fretta. Si spera anche che Lodgok si farà sentire presto con te. Così e sicuramente succederà. Così apprenderemo come è andata con l'elmo che hai recuperato. Ottimo lavoro oggi, come sempre. Ci sentiamo presto. A presto, capo. Vorrei sapere dove sono le ultime due chiavi di Dedalo. Ce ne mancano due ed è Natale. Madonna mia, ma che freddo deve fare per tutte quelle stalattiti. Forse sono decorazioni, forse solo magia, però cacchio. Per avere dappertutto quelle stalattiti vuol dire che fa un freddo porco. Bello il Natale, Ma noi quante volte abbiamo dormito su sto letto? Forse è la quarta volta questa. Vabbè, andiamo nella sala comune. La prova di Charles Rookwood. Allora, vediamo se me le fa vedere. E ne dubito. E infatti, peccato. Ci mancano due chiavi, ma non so dove potrebbero essere. Matti mi ha detto del tuo incontro con i bracconieri. Ho trovato anch'io qualche notizia su di loro. Ok. Possiamo vederci? Temo che ciò che ho scoperto abbia a che fare con te. Certo, Poppy, sei la mia waifu. Leggi la posta. Per favore, raggiungi Tick alla stanza delle necessità. Ancora. Quando hai un momento. Mi ha detto che ti interessano gli animali e lui potrebbe insegnarti ad allevarli. Va bene. Sicuramente è un vestito stupido per essere una serratura di livello 1. Non mi aspetto assolutamente nulla. Mi è stato chiesto di insegnarti Bombarda, l'incantesimo esplosivo. Ah, che bello. Una volta completati i compiti che ti sto dando, vieni da me dopo la lezione. Ma certo, ma certo. Ottieni un Diriclo, ottieni un rospo viola gigante. Ok, il rospo effettivamente ci serviva e non so dove sia. Beh, non è una missione difficile, possiamo farla... Subito direi, anzi. Che strano tutto l'ambiente innevato, è così... freddo. Una scopa che si tramanda da padre in figlio da generazioni. È certo, e noi la vendiamo così. Non ne rimarrai deluso, hai la Lo mia spero parola. Per lei. Ti immagini se poi è la migliore scopa di tutto il gioco? Sì, come no. Rallenta. Rallenta. Raggiungimi nel sotterraneo. Ho scoperto qualcosa. D'accordo, Sebastian. Vado a catturare qualche rospo. Eccoli qua. Ciao. Arresto un momento. Prendilo. Ecco fatto. Preso. È stato facile. E l'incarico è completato. Prof, mi insegni Bombarda, forza. Ma che carino. Così da vicino. Ma povero Snaso, cosa sei? Sembra una papera. Non era così paperosa nel film. Lei c'ha pure il Patronus Drago. Ah no, credo che non fosse un Patronus.
Credo fossero dei fuochi artificio. Io c'ho il Patronus Drago, stronza. Oggi. Lezione terminata. Ho visto. Mi dia bombarda, forza. La lezione è terminata. È ora quindi... per te di apprendere un nuovo incantesimo. Esatto, che dovrebbe essere l'ultimo. No, ci manca ancora trasfigurazione. Ho completato il suo incarico, professoressa. Ora posso imparare bombarda. Esatto. Bene, te lo insegno a una sola condizione. Utilizzalo solo quando è necessario. Sempre. Come immaginerai, l'incantesimo esplosivo può ferire le persone. Sii prudente nell'usarlo. Dettagli, signora, dettagli. Sì, professoressa. Mi ricorderò della tua promessa. Guardi subito. I movimenti della bacchetta devono essere precisi. Non vogliamo certo che ti esploda una mano. Su! Beh, diventerei Phoenix Mano d'Argento. Fai movimenti con la bacchetta e decisi. Sì, ricorda, signora. L'incantesimo esplosivo è instabile. Ecco fatto. Ascolti, ho imparato Crucio, posso imparare Bombarda senza problemi. Bene, su cosa posso provarlo? Ora mettiamo in pratica ciò che hai appreso. Vai e prova l'incantesimo sulle zucche. Certo. Bombarda! Dov'è una zucca? Eccola lì. Bombarda! Ma dove sono le zucche che esplodono? Eccole qua. Un lavoro di bacchetta eccellente! Lancialo sempre così, con sicurezza e controllo. Sì, signora.